A San Gregorio Armeno, inteso come uno dei luoghi simbolo del centro storico di Napoli famoso nel mondo, è stato riportato nella sua cappella il teschio appunto di San Gregorio, ovvero San Gregorio Illuminatore, il vescovo e santo fondatore e patrono della Chiesa Apostolica Armena. È stato uno dei momenti salienti della cerimonia di questa mattina alla quale ha preso parte il presidente della Repubblica Armena, Serge Sarkisian, che in questi giorni è in visita in Italia. Successivamente all'ingresso della chiesa di San Gregorio è stato scoperto il Kashgar, la tipica stele a forma di croce armena in pietra incisa, donata dalla Repubblica Armena per ricordare il sacrificio del suo popolo, vittima del genocidio di cui il 24 aprile di quest'anno si commemora il centenario. E sono stati presentati i lavori di restauro della fontana e delle sedra del chiostro del complesso monumentale, finanziati dall'ambasciata armena presso la Santa Sede. Il legame tra Napoli e il popolo armeno è forte qui a San Gregorio Armeno, in una delle chiese più belle e storiche della nostra città, nel luogo dei presepi, dei pastori e dell'arte di Napoli. Oggi insieme il popolo laico, quello cattolico, i patriarchi dell'Armenia e i religiosi di Napoli hanno sancito un incontro di pace, di fratellanza e di solidarietà, affinché Napoli possa essere sempre di più il luogo dell'incontro, della pace, del dialogo, pur nelle differenze dei popoli del mondo.